Cari granellini, oggi sono felicissima, intanto perché faccio questo video da sola. Posso riuscire a farlo da sola? E poi mi prudono le mani perché è un argomento piccante e soprattutto utile. Dopo vari sketch, vari video dove vi facciamo vedere un po' di cose, dove impersonifichiamo dei ruoli, oggi si fanno i conti, ciccia. Vi parlerò di un argomento scottante che cercherò di provare in prima persona. Beh, l'avete visto il titolo del video, no? Quindi si capisce che vi parlerò di persone, e ci sono anche qui a Fuerteventura, che hanno tanti, ma tanti. Ma Pensieri? dov'è? No, no, pensieri, cioè le abitudini di questi miliardari, no? Che quindi hanno tanti. Mi fa ansia dirlo. Problemi. Sì, anche i ricchi piangono, vi ricordate quella soppopera degli anni 80? Mi fai uscire fu fuori, fu fuori, ma fatti gli affari tuoi, ma dov'è che sei? Allora, aiutatemi, granellini. Oggi parliamo delle abitudini dei miliardari di Fuerteventura. Ci sono anche qui sull'isola persone che hanno tanti, ma tanti. Non lo so, è una E parola. vabbè, dai, Ma che ci fai Lellina! qua? Ma perché le prendi sempre così, così alla leggera? Ma dai, ma Insomma, fammi fare un video da solo. hanno tanti. Abitudini. No, quelle sono le abitudini dei Lo so, miliardari non che ti prego, hanno lo sai che tanti. mi dà una forma d'ansia, non lo dire, no, no. Insomma, granellini, mo vi faccio No. vedere cosa hanno di No. tanto. Ma come? Se noi non li abbiamo, come fai a farglieli vedere? Ci era detto di. Questi, tante tante di questi. Ma dove l'hai presa? No, Tieni, tieni. non mi fa. Mi fa un senso, non li vedo mai, insomma. Insomma, abbiamo deciso che faremo, anzi, lei farà un video sulle abitudini dei miliardari Non lo voglio di fare. Fuerteventura e vi farà vedere quali sono quei comportamenti che ti hanno permesso di avere tanti, tanti. Se ce l'hanno fatta loro, ce la faremo anche noi. Senti, visto che sei qua, renditi utile, fai il video con me. Iniziamo dalla prima abitudine. Per essere milionari bisogna fare questo. Abitudine numero 1. I miliardari si svegliano prestissimo al mattino. Grazie, ma sono le 5 del mattino, torniamo a letto. No, 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 i miliardari si svegliano molto presto. Ma per fare che cosa? Tutte le cose che fanno i miliardari Ma non possiamo farlo alle 7? lo scoprirai nei prossimi 9 punti. 9 punti? Ma io sono già uccisa, sono una donna. No, grazie, non lo voglio fare questo video, dai, lasciamo perdere. No, no, hai promesso ai granellini. Facciamo il video sugli snack che si mangiano a Fuerteventura, anche se sono le 5 del mattino, dai. No, eh. No. Sarà una giornata lunghissima. Abitudine numero 2. Prima di fare colazione, meditano per almeno 20 minuti. Devo rimanere ferma? Ma mi Devi fanno male. liberare la mente. Una parola, mi fanno male le gambe così. Mi sento una soppressa. Concentrati su qualcosa di produttivo. Ha fame. Quando No. facciamo pranzo? Devi fare prima l'abbondante colazione. Ah sì, abbondante colazione, pensa a quello allora. Allora, pane tostato, Nutella, No, libera la mente. Non ce la faccio, ho troppi pensieri. Ma che serve sta meditazione? Sicuro che uno A meditando trovare il punto focale della tua e giornata. divento miliardaria? Eh sì, perché da quello poi la imposti. Devo fare dei suoni? Oh, ma questi sono gargarismi, dai. Dai, saltiamo sta abitudine. Tanto loro che ne sanno? Mica abbiamo diremo quante abitudini hanno i miliardari. Certo, nel titolo l'abbiamo detto. Vabbè, ci provo. Penso a un punto alla fine di questa maledetta giornata. Abitudine numero 3. Fare una sana colazione. Lella! Arrivo, arrivo.
Sei pronta per la colazione? Certo, mamma mia, non vedo l'ora. Ah, meno male questo video. Ah, finalmente si mangia, che bello! Un'abbondante colazione. No, veramente era una sana colazione. E dov'è la colazione? È qui sul tavolo. Allora, hai della caffeina, ovviamente senza zucchero. Poi hai dell'acqua per preparare dei buonissimi infusi e della frutta freschissima. Sì, ma la colazione vera, dove sono le uova, il prosciutto, il pane col burro? Ma no, non sono sane. Ma sono miliardari, sono pieni di soldi, è impossibile. Chissà cosa si mangiano al mattino. Questo, ho Croissant. fatto delle ricerche. Dove fate le ricerche? Mica avrei chiesto a Google. Eh sì, ho No, googlato. non devi googlare. No, io devo. Dov'è? Dov'è lo zucchero? Dai, grazie, non facciamo scherzi. Dov'è lo zucchero? Passiamo alla quarta abitudine direttamente, ti prego. Va bene. Quarta abitudine dei miliardari: tenersi sempre informati su ciò che accade. Arriverò mai a fine giornata, ho una fame, ho sonno. Sono stanca, ma quasi quasi mi riposo un po'. Come si fa ad andare avanti? Sono proprio stanca, stanca, non ho la forza di fare niente. Neanche il giornale ho letto stamattina. Stanca, stanca. Eccoci qua. Questi sono i tuoi compiti per queste prime ore della mattina. Cioè? Devi leggerli tutti, devi tenerti informata Di chi? di tutto quello che accade qui e Ma a altrove. me non mi interessa proprio. Che accade qua nel residence? Stiamo bene, tutto a posto. No, devi leggerli tutti entro prima di pranzo. Ah, ma Mi c'è un raccomando. pranzo? Sì, come la colazione, sano. No, io non lo voglio fare più sto video. No, no, veramente devo leggere. Sì. Fred Vargas, quando sale la regola. Ma grazie, ma è tutto spagnolo! Dove siamo? Cent'anni di solitudine. No, no, dai! Ma non scherzo veramente. E Questo. poi giustamente devi rinfrescare un po' i tuoi studi. Psicologia e pedagogia per memorizzare rapidamente i concetti. Ma se non mi dai da mangiare, che Certo! memorizzo? No, no, no! Dai, dai, forza! Non Devi mangio! diventare una miliardaria! Quinta abitudine dei miliardari. Pianificano le spese per gestire i loro risparmi. Il momento più bello della giornata, adesso ripasso la lista. Ah, finalmente. Che bellezza, il momento più bello. Adesso andiamo a spendere un po' di soldi. Ho una lista della spesa chilometrica. Ci sono anche i miei spalmabili, le Ma mie come? maglie. Cosa? Ho sentito spendere dei soldi? I miliardari non spendono i soldi. Cioè, In che senso non spendono i soldi? no, cercano di risparmiare il più possibile. Vediamo un po' cosa hai messo in lista. La nostra solita spesa di 150 euro la settimana, poi ci sono tre magliette, due pantaloni che mi servivano perché No, si è no, no, fatto. no, 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 no. Via magliette, poi vediamo qua. Patate, no, 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 sono carboidrati. Pane, vabbè, te lo lascio perché sono buona, però deve essere integrale. Ragazzi, il pane integrale sto poso. Piselli, no, 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 I piselli no, risaltati con la no. cipolla. L'olio non esiste E che ci proprio, metto fa su? male. Pomodorini, va bene. Acqua, anche questa, Ma naturale. no, mi fa schifo l'acqua Naturale perché naturale. quella gasata Vabbè, poi c'è la mette brutte. Coca-Cola. No, no, via, 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 via la Coca-Cola. Via, 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 via.
Mi asciugamani, i teli da mare, qua facciamo No, tutti i no, teli no, da no, mare. li abbiamo e fino a quando non fanno i buchi li E quella useremo. bella borsa però. No, non esiste proprio, togli via, togli via. Ma che Allora, vado a è comprare? rimasto l'acqua naturale che fa tanto bene, purifica, e poi è rimasto il pane integrale, così uno fare quello che deve fare, e dei pomodorini che contengono un sacco di Sì, vitamina grazie. C Anche e tu dovresti andare a fare antiossidanti. quello che devi fare. Poi i vestiti, parliamone. Bisogna vestire bene. Cioè, se viviamo e abbiamo le abitudini da miliardari, dobbiamo avere belle cose addosso, Sì, perché quelle che hai non vanno bene. no? Ma questa c'ha 3 anni, i pantaloni hanno 5 anni, poi si è fatto un piccolo buco, cioè. Piccolo, ho io la soluzione, aspetta che arrivo. Soluzione buchi. Non ne posso più, ma quando finisce Ecco questa qua, giornata? un bellissimo set di cucito. Ma l'abbiamo comprato dai Quindi, cinesi, è finto! infatti, pochissimi orini, pochissimi, e con questo tappi tutti i buchi. Diventeremo delle miliardarie. Sì, anche delle divorziate, se con questo. Sesta abitudine dei miliardari: fare regolare attività fisica. Dove è finita Lella? Dove sarà? Per pranzo la rucola senza neanche un goccio d'olio, senza sale, ma mi hai preso con la capra. Ti sei messo a Sì, letto? grazie, non ce la faccio più. Sono stufa, cioè. Ma come arrivo a sera? Ma ti rendi conto, quella rucola sembrava che l'avessi mangiata direttamente dell'orto. Fammi dormire almeno No, un'oretta, no, 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 no. I miliardari non dormono durante il dai. Non è pomeriggio. possibile, No, no. no, ho googlato, fanno attività fisica regolare. Dio perdono. Senti, grazie, ma siamo onesti. A noi dei miliardari, che ce ne frega? Ma ci hai visto, dai. Ai granellini gli andrà bene i video di intrattenimento che vogliamo insegnare noi, dai, ti prego, No, fammi no, 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 dormire. no, hai preso un impegno con i Ma granellini. quale impegno? Che Forza, devo di forza. fare? Fai regolare attività Vabbè, mi fisica, iscrivo in alzati palestra, dal mi vado una volta alla letto, settimana. ma non è regolare attività fisica, quella va fatta tutti i santi giorni. Forza, fuori da questo E che letto. dovrei fare fuori da questo letto? Un po' di squat, qualche flessione, Vabbè, dai, corsa sul che sarà mai? posto. Se quattro, ma ti faccio queste quattro stupidaggini così mi lasci in pace, mo mi alzo. Eccomi qua, cosa dovrei fare come abitudine per diventare miliardaria? Che Allora, esercizio dovrei corri, corri fare? un po' sul posto. Fai qualche flessione. Gira il Piove. busto. Non ti sopporto. Voglio il divorzio, eh? Informiamoci qua come si fa in Spagna. Chi ha avuto l'idea del video sui No, miliardari? me ne frega proprio. Basta con questi video e tutte le mie idee. Ah, quanto devo andare avanti? Mi fa male il fianco. Vado da sola, non riesco a fermarmi. Sono diventata flessibile. Mamma mia, sti soldi li vedo volando. Quanto mi devo fermare? Adesso. Abitudine numero 7. I miliardari ogni giorno imparano qualcosa di nuovo per ampliare i propri obiettivi. Basta, sì, un'ora di ginnastica. Guarda come ho sudato. Vabbè, Lella, basta che diventiamo miliardari. vuoi diventare miliardaria? C'è l'abitudine numero 7. E qual è? Devi metterti al computer, Ah, devi sì, così mi ampliare riposo. i tuoi orizzonti Ancora? imparando delle cose Oh, nuove. Non lo assurdo. so, ad esempio, due o tre lingue, un linguaggio di programmazione. Ascolta, lo scopo è imparare qualcosa di nuovo, qualunque No, cosa. no, non qualunque No, perché cosa. ho imparato un paio Qualcosa. di, almeno 2 cose oggi. La prima è che voglio diventare di nuovo single. La seconda, grazie, è che non me ne frega niente di essere miliardario. Vivo beatamente nella mia povertà. Abitudine numero 8. Che sarà adesso? Fanno sesso regolarmente. I miliardari. Evviva! Scherzavo.
Abitudine numero 8, quella vera. Diversificano i loro risparmi per creare ulteriore capitale. Cosa fai, Rella? Grazie, sto mettendo da parte i risparmi del mese. Ah, bene, bene. Allora abbiamo dei risparmi da investire. Insomma, investire? Cioè, che cos'è l'investimento? L'ottava abitudine dei miliardari, quella vera, non quella che ti ho detto prima. Cioè, che fanno sti miliardari? Investono i loro risparmi per creare ulteriore capitale. No, e grazie. Tu te ne vieni... No. Ah, tu dici azioni, obbligazioni, bitcoin, No, esatto. No, questo è l'investimento più bello della giornata. Sai cosa faccio con questi 9 euro? Una bella pizza ripiena. Ma è un investimento anche quello. Sì, ci penso io. Nona abitudine dei miliardari. Pianificano il loro tempo. Tutto il loro tempo. Ah, finalmente un po' di tempo libero. Adesso mi vedo una bella serie su Netflix, mi faccio il popcorn, metto sul divano e fino a domani non voglio più saperne di niente di nessuno. Sono Lella, Lella! Eccoci qua! Grazie, oggi sei piena di energie. Che c'è? Ecco qua, questo è il tuo planning per tutte le ore da qui alle ore 24. Vedi un po'. Ma forse dalle domani? No, di oggi. Dalle 17 alle 18 porti a spasso i cani. Dalle 18 alle 19 effettui pulizia a casa. Dalle 19 alle 20 smisti le email. Ma che sono un robot? Certo, il mio tempo libero. Sei produttiva, non hai tempo libero. Come non ho tempo libero? Tu stai diventando una miliardaria, i miliardari non hanno tempo libero. No? No, neanche un po'. Ma mi stanno iniziando a sorgere dei dubbi. Ma allora tutti questi soldi che uno produce, ma quando li spendono? Non li spendono. E a chi vanno? Non lo so. Comunque non a loro. Decima abitudine dei miliardari. Cercano dei mentori, qualcuno di più esperto di loro, per aumentare le proprie competenze. Insomma, questa la devo fare io. Vabbè, mettiamoci qui, cerchiamo. Allora, esperto in management. Ecco, guarda. Oh. Non voglio disturbare le tue sane abitudini, miliardare. Mi metto buona qui. Ma dobbiamo cercare i mentori. Non penso che ti faccia effetto. Io prosegui pure, sai, non credo faccia per me una vita da miliardaria. Io penso di essere una donna modesta, di pochi mezzi. E si mangia la pizza. E anche con poche aspettative. Comunque. Ma abbiamo speso tutta questa giornata a cercare di diventare dei miliardari. Tutta. No. Abbiamo usato questa giornata per cercare di capire se le abitudini di miliardari potessero in qualche modo diventare nostre. E adesso bisogna trarre delle conclusioni, non trovi? Sì, credo che le abitudini dei miliardari non fanno per noi. Beh, analizziamole. Svegliarsi presto al mattino. Certo, ci sono dei lavori estremamente dignitosi dove richiedono sveglia presto al mattino. E altri che sono più creativi, dove ci si può gestire il tempo. Forse una sana abitudine sarebbe riuscire ad avere un sonno di qualità, cosa che la maggior parte delle persone non ha, neanche i miliardari, meno che mai loro. Giusto? Giusto. Poi la seconda abitudine riguarda il fatto di meditare. Ti dirò, io non sono capace, però ci posso provare. A volte basterebbe anche solo sgomberare un pochino la mente. Ma possiamo farlo passeggiando il rivale oceano? Ah, sarebbe così bello. E poi pensavo al discorso della colazione. In effetti anche qua ci sono tanti prodotti con troppi zuccheri semplici.
al di là delle fattezze del nostro corpo. Ecco, a chi non fa bene, no? Mangiare meno zuccheri e tentare un'alimentazione più sana. In fondo, se ci pensi, l'abbiamo fatto tante volte. Sì. E poi la parte abitudine, aiutami un po' a ricordare qual era. Quella di fare regolare esercizio fisico. Sempre arriva all'oceano. Ma e se uno non ha l'oceano, magari sta a casa, ha un tapirulan e guarda una bella serie TV. Sì, oppure i nostri video. Oppure i nostri video. C'è proprio una signora che mi ha detto ieri che è riuscita a fare un po' di siglet, che perdonatemi, è uno degli esercizi più noiosi della terra, guardando il nostro video, quello del teatro. O quello di qualunque persona ti faccia un po' bene al cuore. Ok. Poi c'è il fatto di leggere, di informarsi. Mattone di libri. Non basta un quotidiano? Non basta qualche paginetta di un libro che senti sia nelle tue corde? Che non deve essere necessariamente il libro del momento di cui tutti parlano. No, anche un libro così che uno trova casualmente su Amazon. E poi la sesta abitudine? Mi sono persa in tutte queste abitudini. Troppe abitudini. Questo contare, questo memorizzare, questo pianificare. Ma certo abbiamo 24 ore tutti quanti, però sarebbe così bello avere la facoltà di poter donare il nostro tempo a quello che veramente ci fa stare bene. Allora, così diventiamo miliardari di felicità. Il tempo che dura, perché la felicità ha un inizio e una fine. Non è che ci sentiamo sempre al top, no? E vabbè, uno fa quello che può. Beh, credo che la pianificazione dei sentimenti non possa funzionare. Ci sono delle emozioni che arrivano, ti danno un sussulto e se ne vanno. Quello che può funzionare è la pianificazione di se stessi. Se ci sono delle cose che ti fanno male, dei comportamenti che non vuoi più di te stesso, quelli un po' alla volta vanno cambiati. Poi che dire, il miliardario è quello che ha tanti soldi, ereditati, guadagnati, sudati. Non importa. Qualunque sia il mezzo, qualunque sia il fine, qualunque sia lo stato, tutto diventa denaro. Ma che cos'è denaro se non il tempo? E senza nulla pretendere di insegnarvi assolutamente nulla, perché come vedete noi non impariamo mai nulla. E poi scherziamo sempre. Noi speriamo che questo video vi abbia fatto ridere. Noi come al solito ci divertiamo tantissimo ed è meraviglioso questo canale che abbiamo chiamato un canale felice, perché voi, le persone che stanno arrivando al canale, sono persone felici. Scusateci se non accettiamo le persone palesemente infelici e rancorose. Non lo facciamo nella nostra vita, non lo faremo nel canale. Per il resto accettiamo tutto: confronto, lealtà, rispetto, sostegno, sostegno reciproco, che è la cosa più importante in questo particolare momento. Beh, che possiamo dire ai granellini di queste buone abitudini dei miliardari? Beh, diciamo che forse noi miliardari non diventeremo, però ci va bene così. E che dire, volete continuare a guardare i nostri video? Ci farebbe un immenso piacere. Iscrivetevi, metteteci un like, metteteci qualche commento, diteci se volete vedere un video diverso. Per oggi è proprio tutto, vi auguriamo un buon proseguo di questa splendida domenica. A presto da noi. Ciao ciao granellini. Ciao.